crostata di zucchine, è un piatto unico che stupirà i tuoi ospiti. Per iniziare aggiungo gli ingredienti secchi in una ciotola, farina di mandorle, semi di lino macinati, un cucchiaino di sale alle erbe, e mescoliamo il composto. Questa è una pasta base che puoi usare per pizze rustiche, crostate appunto di verdura, come più ti piace, quindi puoi usare altre verdure, oggi prepareremo le zucchine, ma puoi usare anche tutte le verdure, anche verdure avanzate. Questa è un'ottima maniera anche per magari utilizzare delle verdure del giorno prima e preparare una gustosa pizza rustica. Mettiamo da parte un attimo il composto secco e in una ciotola aggiungiamo gli albumi, il ghee. Ricordati che puoi sempre usare o il burro o l'olio di cocco al posto del ghee. Con una frusta mescoliamo bene. E se vuoi l'impasto te lo puoi sempre preparare in un mixer, se ti è più comodo, se hai un mixer a casa, vuoi fare ancora prima, metti tutti gli ingredienti insieme, vai col mixer ed è pronto, anche quello in pochi minuti. Adesso mescoliamo i due impasti. Quando vedi che l'impasto si sta preparando, concludi la lavorazione con le mani direttamente. Sì, ci siamo quasi. L'impasto è pronto e adesso lo stendiamo sui due fogli di carta da forno. L'impasto poggialo sulla carta da forno e con l'aiuto di un altro foglio lo stendi col matterello. Prima di farlo dagli una forma rotonda, perché poi faremo proprio una crostata, quindi useremo uno stampo di silicone a forma proprio di crostata, ovviamente può essere anche rettangolare, ecco, noi lo faremo oggi rotondo. Inizierò già un po' a stendere e poi inizi col matterello. Allora, quando hai steso un bello strato proprio croccante e basso, in modo tale che possa cuocersi bene, non ti preoccupare se ci sono degli scatti, li useremo poi per metterli su. Prendi il tuo stampo in silicone. Silicone è comodo, può essere anche uno stampo in antiaderente, ma in silicone è sicuramente più comodo. Ecco qua. Prendimi quella carta, Shanti, così ci mettiamo su gli scarti che toglieremo. Sistema i bordi in modo tale che siano belli omogenei, perché la riempiremo, quindi ci servono dei bei bordi solidi. E tutto il resto che avanza, vedi che adesso ce lo togliamo, perché lo useremo per decorare la crostata
una volta che l'avremo riempita. Allora, l'impasto è pronto, ora lo andiamo a infornare così a 170 gradi per 20 minuti e nel frattempo prepariamo il nostro ripieno. Mentre la crostata si sta cuocendo in forno, andiamo a preparare le zucchine. In una padella metto l'olio, il porro, aggiungo le zucchine. Le zucchine tagliate a julienne, così sono, si cuoceranno in pochissimi minuti. Metto un cucchiaino di sale. Questo è sale alle erbe, può usare anche del sale dell'Himalaya, sale marino integrale. E mezzo cucchiaino di mix di spezie. Quindi zucchine a julienne, ma potrebbero essere anche delle bietole, potrebbero essere dei broccoli. Ecco, ti puoi divertire a farcire la pizza rustica come preferisci. Falle andare, mi raccomando, senza coperchio, così che anche l'eccesso di liquido venga assorbito. La zucchina è pronta, adesso ci prepariamo l'albume con del formaggio grattugiato o del parmigiano. Aggiungo l'albume in una ciotola e il formaggio. Con una frusta mescolo. Sì, va già benissimo. Questo lo spargeremo sulla superficie della crostata prima di infornarla. Quando la base della crostata è pronta, puoi dedicarti alla farcitura. Quindi, zucchine, versiamo le zucchine sulla base. Poi ci versiamo su il composto di albume. Quindi qui abbiamo l'albume nell'impasto, nella base, abbiamo l'albume nella superficie, quindi abbiamo, ecco perché dicevo, un piatto unico, proteico con le verdure, poi abbiamo anche un po' di proteine date dal formaggio e per finire, se vuoi, con la parte della pasta avanzata tipo sbriciolona, te la puoi versare su così da dare una crosta un po' croccantina, simpatica. E andiamo a completare la cottura, altri 10 minuti in forno a 170, calore sopra sotto. La crostata di zucchine è pronta e ricordati che questo piatto è molto buono anche dopo qualche ora, cioè se lo fai raffreddare rende benissimo, ecco perché è perfetto anche da portare fuori casa o da mangiare magari in un picnic, è di quelle preparazioni che puoi tranquillamente aver pronte già in anticipo.